Tanta buona per tutti ragazzi, io sono David e benvenuti in questo nuovissimo video sempre qui su Wagno con un altro tutorial su Assassin's Creed Valhalla. Oggi vi porto, come avrete visto dal titolo, come ottenere l'armatura di Thor e di conseguenza potrete ottenere anche il suo martello Mjolnir. L'armatura è composta da 5 pezzi. Per avere i pantaloni di Thor dovremmo sconfiggere la prima delle figlie di Lerion. La strega in questione si trova esattamente qui, nel Grand Brickshire, ed è consigliato avere una potenza di 90 per eliminarla. Per avere la corazza invece dovremmo affrontare la seconda figlia di Lerion che avrà potenza 110 e si troverà in East Anglia. Per i guanti invece dovremmo sconfiggere l'ultima figlia di Lerion, la più complicata, con potenza 340. Non fatevi intimorire dal numero che è molto alto, appunto 340, dato che forse non ci sarete arrivati o comunque ci metterete molto ad arrivarci, ma non è complicato come sembra, quindi combattete e riuscirete facilmente come le precedenti streghe. A questo punto avremo 3 pezzi di armatura e 3 spade che ci saranno state date dopo aver finito i 3 combattimenti. Le spade le trovate nel vostro inventario. Per avere il quarto pezzo, che sarà l'elmo, dovrete andare in East Anglia, in questo posto precisamente, dove andando a fondo nella grotta troveremo un monumento dove inserire le spade. Fatto ciò si distruggerà e potremo scendere per aprire la cassa con il nostro elmo. Per avere infine il mantello di Thor dovremmo fare una delle cose più lunghe tra quelle già fatte. Infatti dovremo sconfiggere tutti i membri dell'ordine e successivamente andando da Hitam che troviamo nel nostro accampamento ci verrà consegnato il pezzo in questione. Non vi preoccupate ragazzi, seguite delle guide che trovate online per uccidere tutti i membri della setta perché non ci metterete assolutamente molto dato che in un giorno, io più o meno, un giorno o due, sono riuscito a completarli tutti. Non fatevi intimorire dalla quantità dei membri dell'ordine. Abbiamo completato quindi il nostro set per l'armatura di Thor. Avendo tutta l'armatura, ora possiamo anche avere il martello, ma soltanto dopo aver finito la storia. Quindi il consiglio che vi do è completare la storia, uccidere tutti i membri della setta e sarete a posto con voi stessi, avrete tutti i pezzi dell'armatura e potrete anche ottenere il martello. Per poterlo sbloccare dovremo tornare in Norvegia ed equipaggiare tutta l'armatura di Thor nello stesso momento e dirigervi all'estremo nord della Norvegia, esattamente in questo punto. Qui bisognerà soltanto interagire e potrete ottenere finalmente Mjolnir, il martello di Thor. Niente ragazzi, spero che questo breve video su come ottenere il set armatura di Thor e il suo martello vi sia piaciuto. È un'arma veramente devastante ragazzi, io vi consiglio di metterla in combo con altre armi leggendarie come Excalibur e la lancia di Odino perché sarete veramente potentissimi e potrete dominare le battaglie. Quindi ragazzi, il video di oggi si conclude qui, questo breve video su come ottenere l'armatura di Thor e il suo martello. Io vi invito a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui da David è tutto e tanto. Tanta guagna per tutti.